settore più preoccupante dell'anno scorso non è il debito pubblico, non è la disoccupazione, che sono gravissimi. Il dato più incredibile del 2014 è quello sui bimbi nati. Noi come bimbi nati nel 2014 in Italia siamo tornati indietro di 50 anni. Sono nati meno di 500.000 bambini l'anno scorso e sono morte 600.000 persone. Non occorre Mario Monti, laureato alla Bocconi, per capire che se nascono 500.000 bimbi e muoiono 600.000 persone, l'Italia muore. E soprattutto, sapete a quanti anni dobbiamo tornare indietro per un rapporto fra nati e morti come questo, meno 100.000? Dobbiamo tornare indietro al 1917. Cioè un esame del genere torna indietro di 100... Solo che nel 1917 si poteva capire perché moriva più gente di quante ne nascesse. Perché c'era la guerra, perché c'erano le bombe, perché c'erano i carri armati. E un paese che non fa figli è un paese che muore. E perché a Ferrara non si fanno figli? Perché avete disimparato? No, bastano quella decina di minuti, non occorre una scienza particolare. Ma perché uno si domanda quanto costa l'asilo nido, quanto costano i pannolini, quanto costa la babysitter, quanto costa il latte in polvere. E sono noi nonni, io come me la cavo? E se non ho il lavoro, chi mi dà il mutuo? Perché con la testa. Quindi la prima regola, la prima voce, a parte il prodotto interno lordo, l'occupazione, lo spread, la prima cosa da far ripartire è la voglia di costruirsi una famiglia e un futuro. Perché se smettiamo di pensare a una famiglia e un futuro, l'Italia muore. E quindi che cosa bisogna fare? Copiamo la Francia. Una delle prime cose su cui spenderei volentieri i soldi dei cittadini italiani che pagano con le tasse è copiare la Francia. Asili nido gratuiti per tutti i bimbi fino a 2 anni, per aiutare le mamme e i papà a pensare a un futuro senza l'angoscia di non avere i soldi. E dove li trovi i soldi? Ma c'è l'imbarazzo della scelta. Uno, chiudiamo le prefetture che non servono a un accidente, mandiamo a lavorare i prefetti e diamo ai sindaci poteri di ordine pubblico. 2, tassiamo il mestiere più antico del mondo, tassiamo la prostituzione, togliamola dalle strade, regolamentiamola, ripuliamola, riapriamo le case chiuse. E con quei soldi lì sai quante cose ci fai? Sono cose normali. Altrimenti hanno ragione quelli del PD che dicono: a me è capitato in trasmissione, Salvini, che problema c'è? Gli italiani non fanno più figli? Allora fortuna che arrivano i barconi. Eh no, perché la cultura, la tradizione, l'identità di Ferrara, il saper mangiare, il saper bere, il saper vivere. Non parlo di religione perché ognuno può credere nel Dio che vuole, però io do rispetto a chi porta rispetto. E quindi se vieni qua e inizi a dire non mi piace il crocifisso, torna a casa tua se non ti piace il crocifisso. Non è un mio problema, non è un mio problema, è un segno di identità, di storia, di cultura. Non posso togliere, cancellare la mia storia per far favore a te. È la piscina per soli islamici, è la palestra per soli islamici, è la scuola per soli islamici, è la mensa per soli islamici. Io non ho problemi, uno può essere buddista, ebreo, valdese, protestante, Hare Krishna, non credere in niente, però negare che nel nome di un Dio nel mondo si taglia la gola al prossimo. Io non voglio lasciare mio figlio un futuro di paura, ma mi sembra normale, ormai le televisioni non ne parlano più, che 15 giorni fa 37 esseri umani che stavano prendendo il sole in spiaggia sono stati ammazzati a fucilate in spiaggia perché credevano nel Dio sbagliato. Ora, fino a che l'Islam non riconosce che la donna è uguale all'uomo e che chi non crede nel loro Dio è un essere umano come gli altri e non merita la morte, io non ti do neanche mezzo metro quadro per la moschea. Te la fai a casa tua la moschea, non a Ferrara, non a Milano, non a Bologna, fino a che non riconosci che tutti gli esseri umani sono uguali anche davanti al tuo Dio. Perché non può esistere un Dio che ti chiede di tagliare la gola a un altro, perché non è, mi rifiuto di pensare che ci sia un Dio che ti chiede una roba del genere. Però purtroppo non bisogna far finta di niente, e ce ne sono milioni, e ce ne...
e io spero che non ci siano troppi di questi delinquenti in Italia, però quello di cui sono certo è che se ne fai sbarcare 1000 ogni giorno, ne bastano due. Ci vuole tanto a difendere i confini come fanno gli altri paesi europei? Non ci vuole tanto. La prima cosa da fare quando siamo al governo è di difendere i confini come fanno i francesi, come fanno gli svizzeri. Provate voi domani a andare, se io domani, io Matteo Salvini, parlamentare, se io volessi andare in Canada o in Australia, mi chiedono il certificato medico, mi chiedono quanti soldi ho, mi chiedono cosa voglio andare a fare. Se gli servo mi fanno entrare, se non gli servo me ne sto a casa, ma non perché sono cattivi, ma perché sono normali. Con 4 milioni di italiani disoccupati, quanti ferraresi disoccupati conoscete? Quanti esodati, quanti cassintegrati? Ragazzi, prima la nostra gente, poi il resto del mondo. Questo non è egoismo, ma è normalità. Normalità vuol dire rispettare le scelte di tutti. Io oggi sentivo